vorrei dare un'altra atmosfera a questo incontro, che è un incontro, come la dottoressa Buccella qui ha sottolineato, è un incontro in cui ci scambiamo anche delle conoscenze, ci approfondiamo dei temi, mi sembra che mi è più consono, che è quello delle maniche di camicia e del lavoro fatto. Allora, da questo punto di vista, primo, Giuseppe, la parola realmente è una parola grossa in scienza, no? La scienza sa che realmente quello che fanno gli uomini per interpretare ciò che è, che gli capita attorno, è sempre una parola molto difficile. L'incertezza è un elemento, anzi l'elemento più importante che noi, sul quale noi lavoriamo. Secondo, è vero che ISPRA, in realtà ISPRA, io ci tengo anche come Presidente del Consiglio federale a dire che, e vedremo che uno dei risultati anche di questo lavoro è ISPRA e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, in questo caso, nel senso che sono 5 agenzie regionali e le regioni, cioè gli uffici regionali preposti. Gli uffici regionali preposti nella direttiva nitrati sono diversi in ogni regione. Sono diversi nel senso che abbiamo la parte agricola, ma abbiamo la parte ambientale, ma abbiamo la parte infrastrutturale in certi casi, dipende dall'organizzazione delle singole regioni. Allora, questo mi sembra un punto importante da cui partire, perché è vero che sulla direttiva nitrati noi siamo stati stimolati ad avviare questo lavoro anche dall'attività, diciamo, dalla situazione dell'agricoltura, però direi che c'è, almeno da parte mia e dalla parte dei miei stretti collaboratori, voglio ringrazio quello che si chiama il tavolo nitrati di ISPRA, ma ringrazio anche tutti i colleghi delle ARPA, i laboratori, le persone e in questo caso l'Università Federico II, che ha collaborato strettamente alla realizzazione di questo processo, poi ne discuteremo nel pomeriggio. Però credo due elementi fondamentali da sempre a me non hanno convinto è che parlando di suolo e quindi di acque, in realtà gli occhi che noi abbiamo, cioè la nostra capacità non solo in Italia ma anche in Europa, la nostra capacità di riuscire a capire ciò che abbiamo in mano, ciò che misuriamo, era limitata e continua in parte ad essere limitata se noi non riusciamo a validare e diciamo superare le difficoltà che ancora si presentano. Uno dei punti fondamentali, faccio questo esempio, e questo è il sistema di monitoraggio sia nazionale che europeo di qualità delle acque, e io mi sono sempre domandato da molto tempo fa che significato avessero quei superamenti della soglia di 50 mg litro o del non superamento, vale in un senso o nell'altro, che cosa aveva in mano, da che cosa fosse determinato. Cioè, sostanzialmente la mia domanda oggi è più ristretta perché siamo su questo tavolo, potrebbe essere ampliata, molto ampliata, però vi dico già che i contributi, ad esempio delle precipitazioni, relativamente a questo, può essere inglobato negli altri contributi e non è così pesante come altri. Domandarmi, ma questo superamento o questo non superamento, sottolineo questo aspetto, deriva da pressioni di tipo zootecnico, fertilizzanti minerali, fanghi di depurazione, scarichi civili e altro. La domanda è, ancora in Europa, che cosa misuriamo? Questo è uno dei punti importanti da porre anche nel nostro rapporto con l'Agenzia Europea dell'Ambiente, di cui siamo focal point, anche nei sistemi di monitoraggio più complessivi nel nostro paese. Allora, per rispondere a questa domanda siamo partiti da un modello concettuale. Poi svelerò un segreto, non è un segreto, è scritto su tutte le relazioni, proprio anche in merito al modello che abbiamo utilizzato e all'allegato 7, ad esempio, del decreto attuativo della direttiva nitrati. Perché dato questo modello concettuale, il modello concettuale in realtà lega le sorgenti ai recettori. Sopra è una rappresentazione molto volgare, direi da genovese, però rappresenta bene il significato del processo. Sotto c'è il tentativo di un meccanico dei fluidi di rappresentare una reazione chimica, che devo dire già il livello di incertezza comincia a essere notevole su questo. Però quello che succede dalle pressioni
dalle diverse pressioni sui soprassuoli, quindi sulla superficie, il professor Terribile potrà seguirmi in questo, passiamo da un azoto organico che sono tipicamente, no, le deiezioni e degli allevamenti e lo spandimento attraverso l'ammoniaca, l'ammonio che in realtà è la base tipica dei fertilizzanti minerali. Quindi già si vedono due fatti fondamentali, un comportamento diverso di quello che lo spandimento sui soprassuoli delle deiezioni, degli allevamenti, e quello che è sostanzialmente invece il fertilizzante minerale. I tratti, i percorsi che in questa reazione devono seguire i due elementi di partenza sono estremamente diversi, e mentre il primo produce un arricchimento ulteriore di azoto, il secondo in realtà se ne va direttamente. Allora, questa curiosità, potrei dire, come ISPRA deriva da altri aspetti che non ho rappresentato qua, li vedremo dopo, ma uno sostanzialmente che dico a braccia, qua c'è il collega Paris, è sostanzialmente che nella nostra attività anche di verifica di 152 sostanze più o meno, cioè dalle 150 alle 170 sostanze nelle acque, noi continuavamo, tra cui pesticidi, fitofarmaci, ci continuavamo a domandare, vabbè, ma i nitrati dove stanno, come sono fatti dentro le acque, come vengono rappresentati. Cioè c'era anche una spinta di altro tipo di chi porta avanti un discorso di monitoraggio e controllo, che è la nostra responsabilità assieme alle ARPA nazionali qui rappresentate. Quindi in questo processo i corpi recettori sono le acque e sono il suolo e le acque. Si propone un modello parametrico. Questo modello parametrico di cui tu hai parlato, che noi abbiamo portato avanti, non è affatto una novità. Addirittura se uno legge le linee guida dell'allegato 7 di come poter portare avanti una valutazione sostanzialmente relativamente alla designazione delle aree vulnerabili, quello che dicevi tu, in realtà trova che alcuni di questi modelli, che il modello che noi abbiamo presentato è di tipo parametrico, un classicissimo modello di indirizzo, un modello valutativo, di stima e compagnia varia, lo si ritrova come una buona pratica per indirizzare sostanzialmente queste valutazioni. L'ho citato qua perché era... Allora, è un modello parametrico. Modello parametrico vuol dire che non dà dei valori assoluti, ma sostanzialmente parametrizza quelli che sono indicatori. L'indicatore è il tentativo di avere indicare con un oggetto più piccolo un fenomeno molto più ampio, molto più esteso. E sottolineo il fatto che la novità maggiore di queste sono due. Una, che non parliamo di una piccola area, ma il tentativo era proprio di estendere la valutazione a uno dei territori più importanti dal punto di vista produttivo, non solo zootecnico, ma dal punto di vista produttivo industriale e dalla crescita, altro elemento che ci ha sostanzialmente provocato, della crescita urbana, quindi sostanzialmente da quel processo di sprawl urbano, cioè di consumo di suolo, ma soprattutto di sprawl urbano, e quindi di possibili impatti, come dicevamo prima, della struttura civile e industriale relativamente di nuovo alla produzione e alla contaminazione delle acque, di nitrati, circa nel suolo superficiale, no? Abbastanza in superficie. Allora, costruendo questi pesi diversi, che sono nient'altro che indicatori parziali, in realtà il risultato finale è una sommatoria di elementi che sono fortemente non lineari, ognuno di questi ha un processo. Avviene attraverso dare pesi e poi verificare come questi pesi si distribuiscono relativamente gli uni agli altri. Quindi non è un valore assoluto, ma è come si pesano, qual è l'apporzionamento delle varie parti. Le pressioni necessitano sostanzialmente di elementi conoscitivi, alcuni li ho messi qua molto sinteticamente, partendo, come ho detto prima, dalla superficie urbana, dalla superficie agricola utilizzata, dalle superfici delle aziende agricole e delle aziende zootecniche. Tutto questo serve per definire i carichi e quindi le pressioni. Facile a dirsi, anche in Europa. Non è che è facilmente definibile queste superfici. È uno degli elementi fondamentali che ha portato alla direttiva Inspire, è cercare di far parlare, di scambiare i dati, cioè di ottenere i dati nei vari giacimenti separati tra di loro. All'interno di questo processo poi vedremo cosa abbiamo utilizzato. Mi piace richiamare l'altro evento collegato ai nitrati che abbiamo promosso il 9 di dicembre del 2014, l'utilizzazione degli strumenti di Copernicus anche a questo fine, sostanzialmente nella caratterizzazione parametrica e quindi per indicatori di quello che, se volete, è la vulnerabilità del suolo rispetto alla, diciamo, potenziale contaminazione delle acque, erano fondamentalmente, abbiamo deciso tutti assieme, questo è un altro risultato notevole,
tutti assieme che potevamo ridurlo sostanzialmente come prima istanza al contenuto di azoto del suolo, le precipitazioni efficaci, i metodi di irrigazione, la granulometria dell'insaturo e la soggiacenza della fauna, più altre che non. Allora, rapidamente, per quanto riguarda la conoscenza della distribuzione della parte civile e quindi sostanzialmente degli elementi, vedremo dopo, che possono portare un impatto alle acque in termini di azoto, quindi di nitrati finali, è quello di sapere dove stanno le case e sapere come crescono le città, dove stanno le infrastrutture, soprattutto fognarie, perché senz'altro non è tanto la parte depurativa che preoccupa, la depurazione, ci sono i nostri colleghi delle ARPA che fanno centinaia di migliaia di controlli, anche noi l'abbiamo fatti assieme rispetto agli ingressi e uscite dei depuratori, ma sono essenzialmente i sistemi fognari che oggettivamente a cui noi stiamo mettendo mano anche a seguito della famosa legge 36, ma poi del 152, ma anche di altri stimoli anche europei che ci hanno portato a mettere mano ad una situazione molto antica delle nostre infrastrutture. Questo lo dico da ingegnere idraulico, sono poco costruttore idraulico, ma queste note. Allora, qui nell'evento del 9 dicembre pochi hanno partecipato dei presenti, ma alcuni erano presenti, abbiamo fatto vedere come sostanzialmente l'utilizzazione anche degli strumenti messi a disposizione dalla Commissione attraverso Copernicus, questo programma di utilizzazione di informazioni satellitari, utilizzando gli strati ad altissima risoluzione, ci consente, e questo è un esempio tra i mille, non ho avuto da prepararne un altro, faccio quello subito sempre perché queste slide sono finite alle 2 di stanotte di preparare, quindi ho messo insieme tutto quanto. Ad esempio, confrontandoci con la parte Istat, quindi sostanzialmente il nostro istituto ufficiale di statistica collegato strettamente anche con noi, ad Eurostat, siamo riusciti sostanzialmente a recuperare una quantità significativa di abitanti, questo è un esempio per un piccolissimo comune, e una quantità di suolo urbano che in realtà non era presente. Questo cambia totalmente. Cambia significativamente il calcolo, ad esempio, di quello che è la parametrizzazione di una potenziale, no? Potenziale sorgente, impattante da perdite, ad esempio, del sistema fognario. Sistema fognario inteso non solo fognario, ma anche industriale. Che viene calcolato, qui riporto una scheda, che viene calcolato molto rapidamente con alcuni parametri. Alcuni dei nostri colleghi hanno sottolineato che una perdita, oggi considerare una perdita di 0,8, no? È troppo alta, in realtà devo dire, secondo me alcuni parametri possono essere aggiustati, però il fatto importante è considerare quell'insieme di indicatori che può essere robusto rispetto ad una caratterizzazione parametrica e quindi non assoluta di ciò che succede. Voglio ricordare, come ricordato il 9 di dicembre, una storia della GEA e del SIAN nazionale, mi sembra importantissima. Qui siamo nel 2006, già noi lavoravamo sull'identificazione dell'uso del suolo a 50 cm, quando il GRC lavorava ad un metro, ci siamo visti col GRC, ne abbiamo discusso, abbiamo anche potenziato questa capacità. Questo ci consente, evidentemente ci ha consentito l'utilizzazione dell'attuale risultato AGEA, no? Che è ben più di altra qualità, assieme a quello Istat, a calcolare ad esempio il carico N di fertilizzanti minerali. Quindi non è semplicemente il calcolo di quanti suini, di quanti bovini, di quanti ovini su una certa area che, fra parentesi, deve essere correttamente etichettata, e questo correttamente, guardi i colleghi del Piemonte, è molto difficile, correttamente etichettata ad un'attività di allevamento e poi di sostanzialmente di spandimento, no? Dei nitrati. Abbiamo un dato che ancora dobbiamo precisare, lo dico in maniera molto chiara, ma vorrei sapere se gli altri anche a livello europeo sono in grado di farlo, di quelli che sono i trasferimenti, ad esempio, no? degli effluenti da allevamento tra comune e comune, e questa è l'altra differenza. Non ragioniamo in termini di aree vastissime, di aree vaste. Abbiamo cercato di ragionare in termini di scala comunale, ma scala comunale non partendo andando alla SAU, andando al dettaglio per risalire sostanzialmente una scala comunale. Questo è il processo. Uno degli aspetti innovativi del processo. Ricordiamoci, voglio dirlo ai colleghi agricoli in generale, che la vulnerabilità è fortemente sito-specifica. È fortemente sito-specifica. Non bisogna dimenticarsi che sostanzialmente la parametrizzazione
cancella questa sito-specificità che deve essere conservata, come è nella direttiva è sottolineato. Quindi non credo che la direttiva nitrati non sia percorribile, va percorsa in certi modi e va modificata, lo dico chiaramente anch'io e dirò qual è la mia proposta per alcuni altri. Ma la sua impalcatura generale, i suoi limiti non sono, tranne alcuni, del tutto campati in aria, tutt'altro, pur essendo io molto critico, come ho detto, partendo dal fatto che chi misura non sa neppure cosa sta misurando e su quelle misure in realtà noi ci andiamo a presentare sull'efficacia di ciò che facciamo, sull'efficacia dei piani d'azione. Cioè andiamo a vedere, come facciamo a vedere un'efficacia? Solo se scende al di sotto dei 50 millilitro? Milligrammi litro? E perché deve scendere? Perché cosa scende sotto i 50 milligrammi litro? Perché abbiamo ridotto gli spandimenti? O perché no? In realtà la causa era un'altra e siamo intervenuti sulla giusta causa. Questo è un elemento delle politiche molto importante. Calcoliamo quindi partendo appunto dal dato di uso del suolo, ma anche di attribuzione delle singole diciamo superfici agricole utilizzabili e utilizzate non solo ma delle aree urbane, abbiamo costruito diciamo quello che è il risultato finale, quell'indice HI, che è un indice di pericolosità, cioè di propensione all'impatto delle acque sotterranee freatiche, cioè sostanzialmente passando dall'insaturo al saturo, quindi sostanzialmente attraverso la parte insatura delle acque nel suolo. Quello che ci viene fuori, modifico un po' i dati dati dall'assessore Nardoni, in realtà ci viene fuori una parte di questa simulazione, quindi questa è la prima parte, ci viene fuori subito un risultato abbastanza interessante, cioè sostanzialmente ci si vede subito che la zootecnia, che era sostanzialmente attribuibile in Italia come il peccatore, unico peccatore rispetto ai nitrati, in realtà se la batte con la parte minerale, cioè sostanzialmente con la parte fertilizzazione al campo con fertilizzanti minerali. Questo è il risultato più importante, lo dirò alla fine. Questa è avevamo una prima stima, parallelamente facevamo anche delle altre cose, ma questa prima stima di per sé, con tutte le incertezze che abbiamo detto, è giusta, non è giusta, e non ci risolve il problema detto prima, il problema principe. Che cosa stiamo misurando? Cioè quando il Ministero dell'Ambiente mi chiede la media sui 4 anni e faccio una media sostanzialmente delle anomalie che userò dopo, quella media delle anomalie cosa mi rappresenta? Qual è l'efficacia? E poi mi viene richiesto quella che è la propensione, cioè successiva, cioè quella che può essere l'evoluzione attesa, no? Rispetto a questo. Che cosa dico? È più che un dato non parametrico, addirittura un dato complessivo indistinto rispetto al quale non riesco a distinguere l'efficacia neppure delle politiche che sto facendo. E allora dobbiamo cercare un'altra strada, più possibilmente autonoma. La strada che abbiamo cercato è di nuovo una strada molto, non pure nuova neppure questa, percorsa da moltissimi colleghi presenti qui dentro, i colleghi dell'Emilia Romagna, altri colleghi della Lombardia, no? Però i percorsi, qua i percorsi ad esempio a livello europeo sono molto pochi. Dove li ritroviamo? Li troviamo in alcuni progetti, tipo l'isonitrata, spero di dirlo alla francese, non so come dirlo, il quale utilizzava gli isotopi, però su un'area sufficientemente limitata. Se voi guardate, era sostanzialmente un piccolo bacino in realtà, tra il Belgio e la Francia, che in qualche modo è sufficiente, quasi un bacino pilota, come il Serchio per le autorità di bacino di allora e oggi, per fortuna, cambiato dei distretti. Quindi la lettura in letteratura ce n'erano cose, altri colleghi di altri, e l'utilizzazione quindi degli isotopi non era sconosciuta alla letteratura strettamente scientifica, ma in parte anche dalla letteratura operativa, cioè quella su cui si assumono le responsabilità. Questa, in realtà, la sfida era proprio quella di muoversi su area vasta, cioè
avere un qualche cosa confrontabile dal Friuli sino al Piemonte, ma io dico di più, l'assessore Nardoni non so dov'è, eccolo qui, dal Friuli alla Puglia. Perché se noi guardiamo le anomalie della Puglia nel quadriennio, no? Tortellini, mi sembra del quadriennio 2008-2011, la Puglia mi appare tutta rossa e giustamente, come è stato sottolineato, la prima domanda per uno che ha vissuto per anni in quella zona dice: ma dove stanno i suini, dove stanno le vacche, dove stanno i caprini? In una realtà, fra parentesi, di cui la conoscenza della capacità, no? Quindi sostanzialmente del volume di risorsa idrica nella falda sotterranea continua a essere un elemento abbastanza sconosciuto, così come in pianura padana, ma così come in altri stati europei. Allora, migliorare la conoscenza, approfondire la conoscenza è un contributo all'Europa, non solo al nostro paese. E io credo anche con assonanza precedente al nostro primo ministro attuale, io credo che non si facciano le cose per l'Europa, si facciano per noi stessi, e questo contribuisce sostanzialmente all'Europa stessa. Nella letteratura, specialmente l'isonitrata da cui siamo partiti, il concetto era quell'NO3, no? Il nitrato porta degli isotopi del nitrato stesso, del nitrato in termini dell'azoto, e degli isotopi dell'ossigeno. Allora lì vedete un po' la critica che noi abbiamo portato avanti su questo, e nel progetto isonitrata c'era la possibilità, diceva, usiamo l'isotopo del boro come altro tracciante, non in traccia, quindi fondamentalmente per caratterizzare ulteriormente l'apporzionamento. Beh, uno le cose poi deve farle, non in laboratorio, deve farle sul campo per rispondere, no, all'esigenza degli operatori. Deve andare sulla scala operativa, che è la scala delle agenzie regionali, che è la scala di ISPRA. E allora, qui ci sono alcuni commenti sulle misure dirette, no? Da tali isotopi, in alcuni casi possono essere già loro stesse dei segnalatori, lo vedremo dopo, sufficientemente robusti per definire gli apporzionamenti. In certi casi ciò non è vero, in alcuni casi assolutamente impossibile. Tant'è vero che noi su questo percorso a un certo punto abbiamo dovuto abbandonare, no, momentaneamente, ma non abbandoniamo la speranza, abbandonare il percorso del prospettato dal modello isotopico di isonitrat per svilupparne un altro. Perché? Perché vedete, poi quando si passa dalla scienza alla praticità di tutti i giorni, se io per trovare un isotopo del boro ho bisogno di avere 20 litri d'acqua, voi capite che praticamente è insostenibile dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista anche dei costi di un monitoraggio che oggi è fatto su 86 punti, ma che dovrebbe essere fatto, lo dico subito, discorso di prima, su 1200 punti, quantomeno delle 5 regioni del nord. Questo è il rapporto a cui stiamo, lo vedremo in dettaglio. Quindi siamo passati ad un modello SIAR. Il modello SIAR è un modello che abbina, che è senz'altro isotopico, ma introduce una metodologia di tipo bayesiano. In questo ci rapportiamo molto, molto con l'attività svolta dalla Regione Lombardia, ad esempio col Politecnico di Milano. Vedete che come si trovano gli incroci, no? In cui sostanzialmente i due elementi vanno a confrontarsi e a intrecciarsi. Per fare ciò abbiamo bisogno degli intervalli isotopici delle sorgenti presenti in letteratura, adesso dirò, dei fattori di correzione dei suddetti intervalli nei processi che subisce l'azoto nel suolo, della caratterizzazione isotopica delle acque da porzionare, di una stima approssimativa, cioè del bacino delle potenziali soluzioni. Per chi si è occupato di caos deterministico, per chi si è occupato di turbolenza o di dinamica della vorticità, in cui le strutture sono molto regolari, vorticità vuol dire quando con la sigaretta giocavate a fare gli anelli vorticosi, no? Oppure quando invece con il cucchiaino mescolate, allora questi sono i due, una struttura coerente e la seconda è una struttura turbolenta. In mezzo ci sono, chi si occupa di caos deterministico sa che in una situazione caotica, come il mare in tempesta, caso strano, l'onda più lunga e l'onda più alta, si correlano lunghezza d'onda e tutto il resto, è deterministicamente rappresentabile. Cioè da un caos nascono degli elementi
assolutamente chiari, cioè la natura riorganizza l'energia in modo tale che abbia questo. Allora, come abbiamo fatto per mantenerci più autonomi possibile? La riunione a Milano mi sono spiegato male, c'era molta velocità e molto ansia, era sostanzialmente il processo di taratura. Nel processo di taratura abbiamo preso sei aree, non solo su sei aree che avessero una particolare, diciamo, destinazione. Una non doveva essere naturale naturale, con le paperelle che ci giravano in mezzo, no? Da anni e anni, col canneto, il ruscelletto, tutto. L'abbiamo trovata in Piemonte, dove sono i colleghi del Piemonte. E lì abbiamo deciso che quello era il bianco dei nostri suoli. Ma non solo. Nel bianco di questi suoli abbiamo scelto le altre aree, vediamo anche come, nel senso, considerato questo il bianco, abbiamo sostanzialmente avviato un processo di analisi degli oluati nei suoli, prima, chiamiamo nudi, cioè prima di qualsiasi trattamento, e prima di qualsiasi trattamento riteniamo che siano almeno 8 mesi per cui quel suolo è stato abbandonato da qualsiasi coltivazione, conoscere esattamente dopo 8 mesi come è stato coltivato, cioè come, non dopo mesi, dopo un certo lasso di tempo, 3 mesi, qual è la coltivazione, e andare a rifare un'analisi dell'eluato sostanzialmente di quel suolo. Questo determina un delta che caratterizza sostanzialmente quel suolo rispetto al processo di quell'uso sostanzialmente di pressione o di quella pressione applicata al suolo. Questo è investito evidentemente delle analisi chimico-fisiche fatte nel laboratorio ISPRA e agenzie, e isotopiche sono state fatte dal laboratorio della Federico II. Questa è la taratura quindi dà due risultati fondamentalmente, il risultato più importante è quello in alto a sinistra, cioè qual è rispetto agli altri dati presenti in letteratura, cioè che sono presenti in letteratura e accreditati, degli intervalli della significatività, degli intervalli degli isotopi dell'azoto e degli isotopi dell'ossigeno, dei nitrati, quali sono sperimentalmente, come si inquadrano i dati in letteratura rispetto ai dati sperimentali che abbiamo ottenuto. E questo è uno dei risultati più importanti, no, per la taratura del nostro modello. Quindi abbiamo fatto quel lavoro di analisi dei suoli che molti altri, esattamente come altri paesi europei, fanno, no? Relativamente a capire il carico di azoto. Vado il più velocemente possibile. Quello che vedete è il modello SIAR, è un modello probabilistico, quindi dà una distribuzione e quindi dà una moda, che è quella che abbiamo tenuto in conto noi, cioè sostanzialmente quella più frequente, e una distribuzione di intervallo di confidenza, di incertezza. Ho presentato questo non per fare uno sgarbo ai colleghi piemontesi, anzi per fargli un complimento, nel senso che i colleghi dell'ARPA, con i colleghi miei, nessuno pensava riuscissimo a centrare questi tre elementi in fila, che sono fra parentesi su una traiettoria delle acque sotterranee. Questa è la cosa più importante, sono 3 comuni in fila rispetto a una traiettoria di acque sotterranee. Velocemente. Per precisare questo. Sì, la seconda università, mi confondo sempre, scusate, ma sono un vecchio accademico rimasto a vecchi tempi. Questo è stato, tutto il metodo è stato applicato su 86 aree vulnerate che sono state scelte secondo criteri uniformi, ma liberamente dalle regioni, e questo ci ha portato alcuni problemi. L'analisi sostanzialmente isotopica ha portato questo tabellone gigantesco di cui io non ci ho capito mai niente, ma che alcuni colleghi invece ambiscono moltissimo, in cui c'è tutti questi dati sugli isotopi e compagnie varie di cui non ci ho mai capito niente se non me lo spiegavano, il quale però può essere sintetizzato grosso modo in questo. Peggio mi sento. No. Allora, questo è l'apporzionamento rispetto, no? Ciascun colore, l'apporzionamento rispetto, voi lo vedete anche meglio di me, forse, no? L'apporzionamento rispetto alle varie sorgenti, cioè sostanzialmente principalmente due, la zootecnica, l'organica, quindi la minerale e la civile industriale messa assieme. Quello che la prima cosa che salta fuori è la variabilità di sito, no? La variabilità di sito, il fatto che esista un fondo,
cioè sostanzialmente noi abbiamo un fondo che in realtà anche nel modello parametrico non abbiamo considerato. Questo vale per ogni singola regione, organizzata per ogni singola regione, e voi, adesso vedremo i risultati complessivi, ci dice un'altra cosa. Se guardiamo il Veneto, dov'è il Veneto? Da qualche parte laggiù in fondo, ci sono moltissimi pozzi in denitrificazione. Questo rappresenta ancora più un discorso di analisi di sito specifica, perché, guardi colleghi, ma a mia memoria c'è una linea delle risorgive, ci sono dei processi, no, delle acque di un certo tipo, ci sono i processi del suolo di un certo tipo, che in qualche modo forse, così come in Lombardia, no, alcuni pozzi in denitrificazione possono avere anche significati positivi, non semplicemente negativi. Vuol dire che sostanzialmente c'è una risposta maggiore di resilienza sostanzialmente al processo dei nitrati. Bene, se confrontiamo i dati medi, no, i dati ottenuti con gli apporzionamenti degli isotopi, che sono quelli sulla sinistra, con i dati medi per regione, no, relativamente a quelli ottenuti dallo SPEC, o meglio dal metodo parametrico, senza alcuna correzione. Quindi io sono molto drastico su questo, i colleghi mi criticano molto, io sono molto critico, cioè metto i dati nudi. Otteniamo che poi questo modello parametrico non è che poi sbarelli tanto, tenendo conto che il campione col quale abbiamo a che fare è molto piccolo, non solo, ma è anche disomogeneo rispetto alla disomogeneità degli aspetti regionali. Cosa vuol dire? Vuol dire che ad esempio non rappresenta, può anche non rappresentare quello che è la situazione media omogenea, diciamo, sull'area regionale, perché è influenzato anche dalla scelta, è influenzato dalla scelta del punto. Però notiamo alcune cose, no? Ad esempio in Veneto la quantità di sorgenti miste, e questo è il punto principale, la quantità di sorgenti miste, cioè in cui partecipano civile, minerale e zootecnico, che è sostanzialmente l'elemento, quello che dicevamo prima, correggo un attimo, è l'elemento quasi sempre, il modello parametrico, e vediamo che anche gli isotopi ce lo confermano come indirizzo, superiore al 50%, quindi 50% è sempre misto, è in qualche modo prevalente zootecnico, prevalente minerale, prevalente civile, e nell'altra parte è distribuito in forma molto parziale. Se è centrato il misto, c'entra il misto. Ad esempio in Veneto noi abbiamo una fortissima denitrificazione, no? E nello SPEC, o meglio nell'indice, ci salta su un minerale prevalente. Cioè il parametrico assorbe certe anomalie all'interno di particolari prevalenze. Non è mai nel misto, le assorbe quasi tutte nelle prevalenze. Cioè le attribuisce a qualche cosa che succede specificatamente. Tanto vale per gli altri rossi che ho rappresentato. La cosa più interessante è che due regioni, che sono il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna, in realtà proprio per scelta, si sono collocate fortemente sulle aree miste, cioè su aree che erano caratterizzate da contributi misti, e questo viene fuori. Cioè viene fuori fondamentalmente che se si differenziano moltissimo dal punto di vista della percentuale di misto nelle 96 aree campione, la distribuzione tra zootecnico e minerale poi non è così strana rispetto a quello che è il risultato su tutto il territorio. Allora, in conclusione, dice, vabbè, ma si è andato a vedere a scala comunale, ve l'ho mostrato un po' prima, beh, a scala comunale abbiamo, per un modello, il confronto tra un modello parametrico e un modello isotopico, abbiamo certo delle situazioni in cui le situazioni cambiano, proprio per quello che dicevamo prima, ma non cambiano nell'indirizzo generale. Se voi guardate queste torte, compare, ad esempio, faccio un esempio, in Veneto davamo più minerale di quanto l'isotopo salti fuori, ad esempio, però in quel comune, no, il risultato più o meno è quello, no, sarà invece che un 60 sarà un 40. La stessa cosa in Lombardia, ad esempio, prendiamo Opera e Saronno, Opera è altresì un punto di taratura, non me lo ricordo, ok? Allora ci dà sostanzialmente, come vedete, l'introduzione di una zootecnia che il metodo parametrico non vedeva, d'accordo? Però, no,
rimane sostanzialmente la prevalenza del civile in quel caso. Quindi c'entra in maniera sufficientemente accettabile, senz'altro da perfezionare, utilizzando i dati degli stessi dati isotopici, quello che è un indirizzo generale su un'area vastissima, vastissima del territorio delle regioni del nord. In conclusione, allora, l'applicazione del metodo isotopico alle aree vulnerate, pur essendo un campione troppo piccolo, rappresentando non più del 3% della somma delle superfici regionali interessate dalle attività, e altresì parzialmente disomogeneo, l'ho spiegato prima, per rappresentare in modo robusto ciò che accade nei territori e regioni del bacino, del Po, della pianura veneta e del Friuli, sembra confermare con alcune limitate correzioni le principali indicazioni fornite dal modello parametrico per tali territori. Il contributo misto, quale concorso e combinazione di diverse tipologie di sorgenti, si rappresenta, tranne nel caso del Piemonte, sempre superiore al 50%. Il contributo zootecnico, non avete visto poi quel 19 famoso, in realtà gli isotopi non lo confermano più nel Piemonte, dove sono i colleghi del Piemonte? Che era una prevalente zona, gli isotopi lo nulla, ma siamo nell'intervallo del 25%, che se io da buon matematico ho fatto sempre modellistica, se avessi un errore complessivo di variazione e con i dati che abbiamo non possiamo considerare tale, perché i dati sono pochi, però questo già indirizzo e questa conferma anche relativamente a queste quantità mi sembra piuttosto al di sopra delle aspettative che io stesso avevo. Il contributo zootecnico non è mai significativamente prevalente, il suo concorso in quello misto è circa pari a quello minerale, mitigando così le stime del modello parametrico che indicavano un contributo zootecnico sempre inferiore a quello minerale. Noi come primo dato, no, dal modello parametrico avevamo una predominanza molto significativa del minerale. In realtà questa importanza del minerale non viene affatto annullata, e qui ci sarà una mia segnalazione molto forte, non viene affatto annullata, tenendo conto anche che c'è un fondo, quel fondo che abbiamo rilevato facendo l'analisi di taratura, che fra parentesi, diciamo il modello parametrico secondo noi si assorbe soprattutto all'interno, e non abbiamo bluffato nelle torte precedenti, perché abbiamo distribuito in modo proporzionale, non tenendo conto di una sensazione che abbiamo sul modello, che il minerale si assorbe il fondo, sostanzialmente, nella simulazione parametrica, ce lo prende come minerale puro, ma questo è da verificare, conferma sostanzialmente questo fatto. Il contributo minerale prevalente si conferma in Piemonte, invece, non lo zootecnico, il minerale prevalente, d'altra parte l'abbiamo scelto anche per quello, mi sembra fondamentale come area di taratura, e il suo concorso è prevalente, dove altresì si riduce in modo significativo il minerale, il zootecnico prevalente. Mi sembra che questo c'entri. Il contributo civile non è mai prevalente, cioè non abbiamo aree, però questo può essere un difetto di taratura, attenzione, noi nel parametrico avevamo una quota parte di prevalenza, prevalenza vuol dire, tanto per capirci, che in quel comune il 95esimo percentile è sostanzialmente attribuibile allo zootecnico, al civile, al minerale. Okay? Questo vuol dire prevalente, una prevalenza di tipo valutazione statistica, anche perché la scelta delle aree, la scelta delle 96 aree erano scelte soprattutto sul misto, come ho detto prima, proprio per verificare la tenuta rispetto a questo. Appare confermata l'efficacia del metodo isotopico ed in particolare del modello SAR, non ce l'aspettavamo in questo, lo discuteremo con i colleghi nel pomeriggio. Questo non toglie, lo dico già adesso, lo dico a tutti i colleghi, che noi dobbiamo perseguire l'obiettivo di avere la capacità di utilizzare altri elementi in traccia. Dobbiamo, guardi i colleghi delle agenzie soprattutto, non i colleghi regionali, dobbiamo approfondire la nostra capacità assieme alla comunità scientifica di utilizzare altri elementi in traccia, di tipo diverso, perché se il boro non va, perché non possiamo arrivarci a spendere 10.000 euro per ogni analisi, e vi faccio presente che le analisi così come le abbiamo fatte oggi, lo dico anche ai colleghi delle regioni, costano dai 300 ai 500 euro, più la logistica, che mi sembra più che ragionevole. Ricordatevi che un'analisi di una diossina supera la migliaia di euro. Facciamoci un confronto. Se guardiamo le nostre tarature, io guardo le agenzie principali, allora 300-500 euro, questo era l'altro risultato, no? Lo dirò dopo.
l'altro risultato che volevamo ottenere, se effettivamente si raggiungeva una procedura che ci stessimo dentro da buon genovese con le spese, perché se no come facciamo a farlo sulla rete nazionale? Non è sul senso, lo facciamo con i colleghi appunto dell'università e dell'E, lo facciamo in un posto, tanto per vedere e sviluppare una teoria. Finisco. Le incertezze del metodo parametrico, che vi ricordo, per norma, quindi per la norma attuativa della direttiva nitrati, all'allegato 7, è rappresentato come il metodo base di riferimento. Noi l'abbiamo composto, è inutile che ce lo dimentichiamo, perché ne dice o si hanno conoscenze sufficienti o si usa un metodo parametrico, che era quello sviluppato dal Gruppo Nazionale delle Catastrofi. Se volete vi dico nome, cognome e indirizzo. Secondo aspetto, ci siamo spinti a fare questo processo dalla scala ampia, andare alla scala del campo, ritornare alla scala comunale. Anche questo è un processo che in qualche modo non facile, che dobbiamo verificarne ancora la robustezza, ma ci dice che in qualche modo abbiamo degli occhi che sanno leggere in modo ben diverso dall'inizio della direttiva stessa. Le incertezze possono essere risolte sia nel confronto con i modelli isotopici, anche con gli elementi in traccia, sia fondamentalmente confrontandoci con altri modelli, strada che abbiamo percorso e che è rappresentata anche dalla riunione del pomeriggio. Nonostante le incertezze, io sottolineo fondamentalmente che i miei precedenti colleghi accademici avevano visto abbastanza giusto: i metodi parametrici, più che i metodi deterministici, possono essere di indirizzo per le scelte politiche, cioè sostanzialmente per vedere le politiche. Allora, qui si rappresenta un primo punto, e lo dico alla parte da ambientalista alla parte ambientale. Evidentemente ci deve essere, lo dico anche alla parte agricola, ci deve essere un riequilibrio tra, diciamo, una giustizia di riequilibrio tra la parte minerale e la parte zootecnica. Il che vuol dire percorrere quella del digestato una strada, cioè trovare, percorrere delle strade che riequilibrino l'uso del minerale rispetto all'organico. Con una maggiore, qui ci sono gli agronomi, oltre che i pedologi, con una maggiore attenzione a quello che è il contenuto di nitrato e il consumo di nitrato da parte della coltura, che è già fatto dal Pantherminisca, ma forse deve esserci una maggiore attenzione e un maggiore ripensamento, guardi i colleghi dell'ambiente, un maggiore ripensamento all'interno dell'utilizzazione della parte organica, no? In sostituzione della parte minerale. Qui do una stoccata ai miei colleghi di Legambiente, con i quali condivido tantissimo di tipo positivo. Ad esempio, da questo punto di vista, la produzione di biomasse da mais lo trovo demenziale. Lo dico da scienziato. Non so che non te lo dico, ma l'ho chiamato in causa per discuterne dopo. Sto provocando per creare... Perché? Perché se noi dobbiamo tirare su mais, sbuttandoci dentro il fertilizzante, per fare sostanzialmente dell'energia rinnovabile alternativa, è demenziale, perché porto un danno quando faccio quel bilancio sul capitale naturale, un danno enorme. Allora, certe politiche di incentivi vanno ripensate. Io su questo sono pronto a fare anche una guerra, mentre altre, lo dico anche agli agronomi, lo dico anche agli agrari, scusate, lo dico anche agli agrari, invece altre secondo me possono essere la perdita di suolo in altri termini, non in pannelli fotovoltaici, tanto per essere chiari, e in altri termini, ad esempio è nello sprolo urbano, che è enorme, sono 8 metri quadri al secondo, se non 10 metri quadri al secondo in Italia di consumo di suolo che si realizza. Allora credo che questi due elementi, in cui la direttiva nitrati non va smontata, va sostenuta, però accettandone, rivedendone in qualche modo una filosofia pia nella quale si va per l'agricoltura. Nessuno, sono usciti i giornali, De Bernardinis giustifica l'agricoltura, no, salva l'agricoltura, no, dico all'interno dell'agricoltura, sì sto attento, dico l'agricoltura è un'agricoltura cosciente, come tu sai io ci tengo moltissimo, e la competitività in Italia sta nell'agricoltura di qualità, abbiamo fatto il discorso sugli OGM a cui ISPRA e le agenzie hanno partecipato pienamente, no? Credo che si debba parlare di agricoltura e si debba cominciare a pensare delle regole diverse di riequilibrio tra la parte zootecnica e la parte minerale. Ultimo punto, visto che, benvenuto, è arrivato anche Sgorbati, è fondamentalmente un risultato per noi importantissimo.
per il sistema dei controlli, del monitoraggio e dei controlli. Questa esperienza, e ringrazio il Ministero delle Politiche Agricole, mi scusino i colleghi del Ministero dell'Ambiente, ha consentito alle cinque regioni del nord e ad una componente statale di creare una rete, magari con malumori, un po' di scarpe che fanno male e compagnia varia, superando alcune, non tutte, ma alcune gelosie, consegnando un sistema che interagisse tra di loro, e credo che questo risultato sia un risultato di sistema per il sistema agenziale estremamente importante. Partendo, non è un'accusa alla Iacone, tutt'altro, anzi è un complimento che io faccio ai colleghi delle regioni, lo faccio da persona che ha frequentato il mondo regionale, non certamente da presidente di ISPRA, ma credo da tempi remoti proprio sulle risorse idriche, proprio sul discorso qualità delle acque, proprio su questo, e credo che questo, dal mio punto di vista, è per il Paese, anche relativamente ad altre attuazioni della condivisione dei dati, come è stato detto, da nord a sud, a est a ovest, credo che sia un elemento, l'elemento forse per me più importante di tutto lo studio che abbiamo fatto nei due anni. La mia provocazione è che il lavoro deve andare avanti nel rapporto regioni, agenzie, comunità scientifica, ISPRA, ministeri, e deve essere esteso il più possibile a tutto il sistema dei controlli e dei monitoraggi nazionali. Noi, io vorrei vedere cosa succede in Puglia, esattamente cosa succede in Friuli Venezia Giulia, aumentando quello che è la significatività del confronto che abbiamo. Grazie.